L'altro giorno, mentre stavo finendo di vedere un video del Migi, mi è venuta un'improvvisa voglia di sassolini bianchi. Così mi sono recato al Bricom, scusate, al Leroy Merlin perché è più vicino a casa. E dopo un'estenuante ricerca, Michi, i pali lunghi ci sono al Leroy, eh? Perché ho messo i paletti così corti e perché quelli lunghi non c'erano. E ho comprato tutti i sacchi di sassolini bianchi che ho trovato. Sono tornato al bike park, ho scaricato tutti i sassolini e poi ho pensato: e mo, che minchia me ne faccio? Così ho preso la macchina, ho tirato quattro sgasate, sono andato nel negozio di utensili più vicino e ho noleggiato una trivella. Così, preso dal panico, ho iniziato a bucare completamente a caso tutto il bike park. Ho riempito tutti i buchi con i sassolini bianchi. E dopo tutto sto casino mi sono domandato: ma perché il Mickey è in tendenza con tre sassolini bianchi e quattro bancali inclinati? Raga, scherzo, chiaramente abbiamo fatto tutto sto lavoro perché purtroppo dopo che abbiamo costruito sto mega roll-in, proprio in questo punto ci si forma il lago ogni volta che piove. Una palude che non scola neanche a pagarla. E quindi l'altro giorno guardavo veramente il video del Mickey e ho detto: ma i sassi? Si vuole drenaggio? La cosa migliore era noleggiare uno scavatore, fare un mega buco bello profondo, riempirlo di sassi molto grossi in modo tale che ci fosse proprio un pozzo grosso drenante. Però se dovessimo entrare adesso d'inverno nello scavatore col park viene fuori un disastro e non si gira sui panettoni per tutto l'inverno. Quindi abbiamo noleggiato una trivellina. Speriamo che dopo questo weekend di pioggia magari non si forma più il lago. Oggi risplende il sole a Monza. Vediamo se il drenaggio ha funzionato. Ha drenato. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, veramente? Se ha drenato veramente, abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Raga, non c'è acqua. Beh, è bagnato, vabbè, chiaramente non può non essere bagnato. Ma raga, i nostri sforzi non sono stati invani. Non avete idea le bestemmie a usare quella cazzo di trivella, raga. Cioè, per farvi capire, qui ho appena sollevato il telo. Qui non abbiamo fatto nessun buco e infatti... vedete cosa fa? Invece qui abbiamo fatto due buchi in centro alla curva e non c'è niente. Ultimamente eravamo abituati a vedere qui laghi che non avevano senso. Il problema è che non potevi girare al park. Poca spesa, tanta resa alla fine. In totale avrò speso 130 euro per tutto quel lavoro lì, tra sassi e trivella. Buona. Momento. Ok, sono passati altri due giorni. Ha ripiovuto chiaramente un botto. Ma porca puttana, ma figa, che sbatta. Ma proprio pieno. L'altro giorno ha funzionato perfettamente, non c'era giù niente di acqua. Ah, la situazione è questa: pozza gigante qua, pozza gigante qua. L'unico che ha veramente drenato è questo punto qui, che non si è fermato niente. Devo riuscire a capire il perché di tutto ciò. Un giorno drena, l'altro no. Qualcuno mi deve spiegare nei commenti il perché di tutto questo. Cioè, fammi sentire quel coglione dei sassolini bianchi. Ehi, ciao Toto, come stai? Oh, ma i tuoi minchia di sassolini bianchi non funzionano un cazzo. Ecco, esatto, lo dico la stessa cosa. Andiamo al brico. Vabbè, comunque raga, avete visto, purtroppo i sassolini bianchi del Mickey non hanno funzionato proprio per un bel cavolo. Tralasciando questo brutto capitolo del park, volevo farvi vedere raga una cosa a cui stiamo lavorando in realtà da un bel po'. Un'idea abbozzata, quasi fallimentare. Come vedete sulla mia bici ci sono delle grafiche, ragazzi, perché con Blackwood stavamo sviluppando un frame protector che appunto doveva essere venduto per Natale. Qualche giorno fa abbiamo provato ad applicarlo alla bici, abbiamo cercato di dare questo effetto glitch mosso alle scritte che ci sono sul telaio, che sono Freeride e Bike Life, con il mio logo in cima al top tube, e l'effetto è veramente fighissimo. Il problema cos'è? Che l'abbiamo messo sulla mia bici, colora la bici, la rende particolare. Il problema è che poi abbiamo provato a metterla sulle bici a noleggio che hanno colori diversi, colori un pochino più scuri, e purtroppo la grafica non si vede. Vedi? Il problema è che rimane tutto scuro e non si vede l'effetto della scritta mossa. Questo perché la base che abbiamo fatto di colore è trasparente. Quindi con questo aggiornamento volevo solo rendervi partecipi del fatto che stiamo lavorando a un frame protector. Abbiamo deciso di non farlo uscire e di non buttarlo fuori per Natale, anche se potevamo, perché vogliamo fare un prodotto fatto e finito per bene, che vada bene su qualsiasi bici. Quindi ci stiamo lavorando, attendetelo che uscirà prima o poi. Però ecco, niente, era solo per farvi capire che ci teniamo alle cose, vogliamo farle sempre per bene, non come i sassolini di Michele Molteni. Michi, ti voglio bene, scusa.
passami quanti vuoi. Sono già usciti. Certo, non li ho ancora presi. No, io non li ho ancora visti. Ma che finiscono, eh. Io ho... Approfitta. Volevo provare il transfer da qui a dietro di lì. Era più veloci. Più o meno. Aspetta, cos'è che hai detto? Voglio il cappello. Vuoi il cappello? In realtà ne ho qui uno in più. Volevo regalare oggi a chi se lo merita. Aspetta, adesso guarda, guarda, adesso ti faccio vedere. No. Guarda la faccia. What the fuck, bro? Dai lì un attimo, non entrare. Non guardare. Come al solito i ragazzini del park, ragazzi, non si meritano niente. Cioè proprio nulla. Io voglio fargli fare qualcosa per cui se lo meritino. Tipo rischiare la vita. Tipo, come tipo, tipo il manubrio di Riccardo Filippi. Oh! O meno. Un bambino. Lo vuoi? Il prezzo lo fa il venditore. Il prezzo il venditore. Prezzo, prezzo. La food camp. No, si è lontanissimi dal prezzo. No, vabbè, è talmente... Oh, io ti ricordo ieri una ragazzina di 11 anni ha flippato sul mulch con l'enduro. Ed è la prima ragazza in Italia, in generale, che flippa. Ed è tra le persone più giovani che hanno mai flippato in Italia. Lo? Cos'è? Sei geloso? Inizia a essere... Ah. Brava lei. Mamma mia. Mamma mia. Io? No. Io? Se lo voglio fare, lo in realtà... Ah, vediamo un po' al cestino come ci fa vedere questo flip. Dai, bimbolo! Vabbè, dai. Qui ha il problema che in realtà si storta un pochino quando fa flip. A tutti loro della Monza Pizza Gang, da lui, il sasso, eccetera, quando flippano si stortano sempre un po' con le spalle. Però l'importante è che atterrino dritti. È tutto il cazzo, cioè, non è che puoi avere paura da qui per tutta la tua vita di sto cazzo di flip. Cioè, tu pensa che l'alboreto non ha paura a flippare? L'alboreto gira da 12 anni. Ma piantala, anche tu giri da 12 anni ormai. Allora, qui c'è la rampa, qui c'è l'atterraggio e qui c'è l'atterraggio di cesta. Arriva! Barrel roll! Oh! E qui c'è l'atterraggio di cesta. Non è la paura a governarlo, ma solo una cresciuta percezione delle cose. Adesso non trovare le scuse del bambinello. Vai su e lo rifai. Sei spaventato, sei un pollo. Adesso vai su e convinto come al solito, eh. Adesso non eri tanto convinto, però. Dai, dai. Sì, sì, sì. Sì. Ma oh, no, 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 no. Io adesso lo voglio rifatto. No, no, lo voglio rifatto. No, va bene. Un altro. No, no, con sui piedi. Con sui piedi. No, no, se lo voglio fare. In realtà. Con sui piedi. Ma io non ero con sui piedi, mi sono sfuggiti dopo. Sfuggiti dopo. Sfuggiti, mi sono sfuggiti. No, capiamo, no. Fammi vedere il video. Sì, sì. Te lo giuro, ma io te lo giuro. Le scuse, no. No. No, sapete perché mi sta sul cazzo? Perché anche la prima volta che l'aveva chiuso così, con un piede giù, un po' a cazzo. E io lo voglio pulito sto trick. Dai, cazzo. Attenzione. Aspetta, arrivano le scuse. 3, 2, 1. Io non riesco a stare rigido quando terra. Cioè, io non mi sento quando sono in aria. Cioè, io non... Vedete dove stai quando sono in aria? Tu c'hai in mente che flip per te, tipo, lo faccio una volta al giorno e basta, perché sennò, minchia, quasi solo un crogiolarsi nelle proprie paure. Non devi trovare le scuse. Non sono scuse. E invece è una scusa questa, perché l'hai appena fatto. Sei già qua, siamo già tutti qua a gasarti, ne fai un altro, sei contentissimo e ti sei tolto un peso. Dai, figa. Figa, un... Gran ritorno in bici dell'Alboreto anche oggi. Per chi lo fai questo ritorno, Albi? Faccio questo ritorno per Simone Acci. Ritorno in bici dopo l'infortunio della spalla. Vai della cicatrice. C'è più niente. Ma quando uno è forte. Alboreto oggi ha fatto una dichiarazione molto importante. Vuole provare il rolling grosso del bag, che non ha ancora provato. Adesso guardami, faccio face to. Ricordate, gira per te, non per gli altri. Vai, Edreni. Prima volta dell'Alboreto, ragazzi, sul rolling grosso del bag. No, l'ho fatto ma senza rampa. E cosa fai? Fai flip o drittone della vita? Drittone è rischioso giornata, però voglio farlo dritto. La strada cometa sta scendendo. No, no. Beh, però la spalla si è anche tanto giornato retto, perfetta. In nomine. Vuoi vedere un Simone Acci in aria? Fammi vedere un Simone Acci. Simone Acci. Allora Sasso, come da tantissimo che non giriamo, oggi il nostro obiettivo è velocizzare i tail whip. Siamo riusciti a fare triplo whip e muovere un po' il manubrio in aria. Minchia, l'ho preso
ancora dopo domani. Vai uomo forza. Eh? Scavigliati di bestia. Ma come? È a posto nostra caviglia? 5 minuti. Non sembra, ma è veramente fisicissimo come triplo whip. All'ultimissimo ancora. Ho un cappellino da regalare oggi. Ok. A seconda dell'azione memorabile potrebbe essere tuo. Allora io sto imparando tac. Qualcosa di più di tac. Bar spin. O X-up. Un trick che non ho mai provato. Un trick che non hai mai provato. 3-6. Nel senso non l'hai mai fatto, ma lo fai sul bag. No. No, non ci credo. Non lo fai sul bag. No. Una fortuna. Va bene. Ok, sta diventando la sfida kamikaze. Potrei aver paura. Oh my god. I believe I can fly. No, 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 no. Incredibile. No, ma a vedere proprio come l'hai approcciato, è proprio vero che non l'hai mai provato. Cioè, si è proprio visto che non l'hai mai provato. Era l'inizio di Casual. Non provarlo più, per favore. Vai sul bag a provarlo. Va bene, usiamo un po' il bonchettino che c'è lì. Nolli 3. Mi sono stupito di quanto sono riuscito a popparlo bene in nolli 3 bar. Cioè nolli 3 bar. Nolli 3. Questo adesso è peso peso. Tech trick. Tech AF. Questo vuol dire provare e riprovare un trick. Porca di quella puttana. Alleluia. Raga, quando dico a Cesta che deve riprovare i trick e deve incazzarsi e deve stare lì a martellare per farsi passare la paura, intendo questo, che non ti devi abbattere se non ti viene. Devi dire, cazzo, io lo voglio fare. Quindi? Ferma, vabbè, te lo meriti, ma per la prova del 3-6 direttamente sul duro. Però i trick vanno chiusi, non vanno provati a cazzo. Vanno chiusi. E l'altro? Quindi? Cosa? Ehi, non hai detto che non me lo dai? Grazie. Che è un infame del cazzo. Grazie. Oh, così sembra un'altra roba. Facciamo così. Tutti presenti qua a ascoltare. Gli diamo il cappellino in cambio del fatto che lui, quando viene qua, almeno due volte a settimana flip sul mulch. Approvi, stretta di mano. Stretta di mano. Però prende il cappellino. Questo deve essere per incentivarti. Va bene, non per... lo so. Scusa, ma una medaglietta per il flip? No, 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 no,